Ciao ragazze, bentornate sul mio canale, benvenute in questo nuovo video che potremmo intitolare Sono entrata da DM per comprare due cose e invece... Non ci sta neanche nell'inquadratura lo scontrino. Ecco. Direi che non ho comprato proprio due cose, ma un sacco. Per fortuna che sono andata in un DM non proprio fornitissimo, altrimenti chissà che cosa mai avrei potuto acquistare, ma va bene. Allora, senza indugi, iniziamo. Iniziamo con la prima cosa che è anche la più ingombrante. Pagata 14,90 euro, è questo, che è il calendario dell'avvento di Balea. Contiene appunto 24 sorprese, sono tutte a tema natalizio, quindi non sono prodotti già esistenti. Vi faccio vedere il retro dove ci sono tutti i prodotti. Io non li ho proprio guardati, gli ho dato solo un'occhiata veloce perché non mi voglio rovinare la sorpresa, però insomma mi sembra molto interessante per 14,90 euro, sono tutte mini size ovviamente. Ma per 14,90 euro sinceramente si poteva fare. C'era anche quello di Alverde che costava 16,90 euro, ma conteneva tutti i prodotti già presenti in gamma Alverde. Quindi ho preferito questo di Balea proprio perché contiene prodotti in limited edition natalizia. Poi, allora, ho due buste. Eccoci. Ho due buste belle pesanti. Quindi cominciamo con la prima e vediamo un po' che cosa pesco. La prima cosa che pesco è una cosa che non ci interessa più di tanto, cioè un ammorbidente della linea proprio di DM, Dank Meat. Questo è ai fiori di mandorla, esatto, e l'ho pagato poco, 1,29 euro, è un litro e mezzo. Profumazione, buona. Buona, sa di mandorla, mi sembra molto liquido, quindi non è di quelli super concentrati, vedremo come sarà. Poi, allora, ho acquistato questo pacchetto di cotton fioc della marca Ebelin, questo l'ho pagato 0,99 centesimi, questi sono quelli normali. Poi ho acquistato anche quelli make-up, quindi quelli che hanno una parte piatta e una parte a punta, sempre 0,99 centesimi, sono 80, e invece questi sono 160 loro. Poi ho acquistato sempre marca Ebelin questo pacco di fazzoletti veline, che ha un pack veramente bellissimo, è stupendo. Questo è con carta riciclata e l'ho pagato 1,79 euro, ah no, ecco, 0,79, quindi loro 0,79, perché poi ne ho acquistati anche un altro, ok, ecco, che però è questo, quindi una forma diversa, è fatto così. Questo è della linea Soft and Sicher, credo sia tedesco, e questo 1,79 euro, proprio probabilmente per la sua forma un po' particolare. Poi vediamo cose sempre poco interessanti, i fazzoletti, sempre stessa linea Soft and Sicher, ma sono i pacchetti normali, dovrebbero essere, è una limited edition She Love, non lo so ragazze, i primi che ho trovato, e quelli li ho pagati 1,19 euro per 10 pacchetti. Poi ho acquistato un dentifricio della linea Dentodent, sempre di DM, al cocco, pagato questo 1,49 euro. Ho acquistato anche un altro dentifricio Dentodent, sempre questo sbiancante, e questo l'ho pagato 0,99 centesimi. Poi ho acquistato questo pacchetto di elastici, sempre della marca Ebelin, che sono quelli un po' morbidi,
colorazione biondo. Questi li ho pagati 2,99 euro e sono... Ah, c'era anche scritto dietro, e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elastici. Poi... Aiuto, ragazze, ho l'ansia. Poi ho acquistato uno shampoo di Balea della linea More Blonde. Questo l'ho pagato 1,99 euro. 250 ml senza siliconi, dice che schiarisce i capelli, vabbè io non credo che schiarisca i capelli, ma magari aiuta un po' il biondo a essere un po' più brillante, quindi lui. Poi uno shampoo secco di questa linea Langhaar Mädchen, sempre marchio DM, che però io non ho mai sentito in nessun altro video su DM. È uno shampoo secco effetto matte, profumato, e questo l'ho pagato 1,99 euro per 100 ml. Poi come shampoo secco ho preso anche quello di Balea, 2,49 euro, ed è quello proprio dedicato ai capelli chiari. Quindi shampoo secco per capelli chiari, questo 200 ml. Poi, vediamo se ho altro per capelli. Sì, ho questo spray, lozione Perfon ad effetto volumizzante, sempre di Balea. Questo l'ho pagato 1,69 euro ed è dedicato ai capelli fini. Poi non lo so se ho ancora qualcosa per capelli, ma... pesco quello che trovo, perché altrimenti stiamo qui 8 anni. Salviettine struccanti di questa linea classica, diciamo, di Balea, senza alcol, con olio di mandorle. Traduco un po' dal tedesco, quindi non riesco a capire esattamente cosa c'è scritto. Comunque è con olio di mandorle per occhi, viso e labbra, e basta, per pelli sensibili. E queste le ho pagate, penso, 0,99. Poi ho acquistato un deodorante di Balea, 0% sali di alluminio, e al profumo di vaniglia. È questo che si chiama Pink Blossom. Pagato un poco anche lui. Deo Spray Pink Blossom, 0,99. Poi... un primer di Catrice, perché ne ha parlato benissimo Giulia Cova, in un suo video, e quindi ho voluto provarlo. Questo è un primer, si chiama 10 Sessional, 10-in-1 Dream Primer, quindi dovrebbe avere 10 funzioni, cioè quelle di essere fare da primer, quindi rendere migliore il fondotinta, essere idratante, antirughe, un natural glow, quindi una luce naturale, anti-pollution, antiossidante, pore minimizing, migliora l'incarnato, cancella le imperfezioni, e ha un SPF 15, 6,99 euro. Poi, creme mani ne ho acquistate, credo due, almeno due mi salgono dalla busta. Una è Silk and Soft, crema mani idratante al profumo di latte e miele di Balea, 75 ml. L'ho pagata 1,49 euro. L'altra invece è una crema mani in mousse di questa linea Desert Sun, crema mani con fragranza fruttata con acqua di cactus, olio di mandorle, burro di karité, e questa l'ho pagata 1,99 euro, 150 ml, e questa invece 75 ml. Poi di Alverde ho acquistato una crema corpo con estratto di cocco e olio di mandorle, 250 ml, creme corpo di Balea, di Alverde non ne ho mai provate, e questa comunque non l'ho pagata molto, l'ho pagata
1,99 € per 250 ml, è un prodotto biologico certificato Natru. Vedremo come si comporta. Poi, sempre Balea, ho acquistato questa maschera per i piedi con estratto di lime e olio di avocado e idratante, e questa l'ho pagata 2,99 €. Poi, una busta è finita e quindi via. Ho acquistato queste tabs per il bagno, ne ho acquistate in realtà 3. L'altra, vabbè, è dispersa, quindi comunque ne ho prese 3. Sono appunto delle cose frizzanti per il bagno al profumo di melograno, di cocco, e l'altra dovrebbe essere all'anguria, se non ricordo male, 50 centesimi, questo me lo ricordo. Poi ho acquistato sempre come bomba da bagno, diciamo, questa stella da bagno al profumo di arancia, che viene nel suo sacchettino, e questa l'ho pagata 1,49 €. Ok, poi, ecco, qui pesco, allora, dei rasoi, e ne ho acquistati 2 pacchi. Uno è un classico pacco di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rasoi, proprio quelli basici, pagati 1,49 €, sono 8. E invece l'altro, che diciamo vuole un po' imitare, credo, il Wilkinson, è il Balea Fairy Tail, 3 lame con barra lubrificanti con aloe vera e vitamina E, e questo l'ho pagato 2,99 €. C'è anche una, vedo dal lato, una lametta di ricambio. Poi, sempre in reparto bagno, ho acquistato questa perla da bagno al profumo di limone e vaniglia, sempre di Balea. Questa l'ho pagata, credo sempre 79 centesimi, se non vado errando, e no. Questo 1,49 €, quindi di più rispetto alla stella. Poi, ho acquistato un po' di sali da bagno, e ho acquistato, allora, questa versione al melograno e arancia, una sola, sì. Questa l'ho pagata 0,79 €. Poi 2 di questa polvere da bagno a vaniglia e fiori bianchi, questa 0,99 €, se non sbaglio. Esatto, 0,99 €. Poi questi della Knipe, cristalli da bagno, ti voglio bene, non si sa che profumazione abbiano, ma guardate com'è carina la confezione, e questi li ho pagati 1,49 €, quindi di più rispetto agli altri. Poi, sempre per il bagno, ho acquistato questa bomba da bagno al profumo di cioccolato, che sarebbe per bambini, ma a noi non importa. E questa l'ho pagata 2,49 €. E poi ho acquistato questo, che è uno sciroppo concentrato da bagno al profumo di caramello. È proprio denso, proprio la consistenza, vedete, non lo so se si capisce, comunque è proprio una consistenza di uno sciroppo. E questo l'ho pagato invece 1,99 €, sono 250 ml, ne vanno aggiunti, qui dice 1-2 tappi, vedremo. Poi ho acquistato delle maschere, ma proprio 2 maschere, anzi in realtà neanche, perché una è per il contorno occhi, una è per il viso al cioccolato bianco, pagata 0,99 €, anche questa mascherina, vedete, fatta come quella di Garnier, per il contorno occhi al cocco. E per 0,75 € questa doppia confezione di scrub per il viso con zucchero di canna e semi di chia. Ho voluto prendere questa versione, diciamo, monodose e non il tubetto, perché prima voglio provarlo, vedere come mi ci trovo.
Poi ho acquistato due set regalo, ma ovviamente sono per me. Mi sono autoregalata questi due set natalizi, che in realtà sono molto carini. Ce n'erano tantissimi di set regalo, sia di Balea che di Alverde, insomma ce n'erano veramente tanti. Io ne ho presi due di Balea. Allora, questo l'ho pagato 4,45€, quindi anche un prezzo molto basso. Vedete, la confezione è anche molto carina. Ed è composto da un peeling corpo con olio e zucchero al profumo di mela e un peeling corpo con olio e zucchero al profumo di prugna. Sono due piccolini, sono due confezioni da 100 ml, però scrub corpo da DM non se ne trovano così tanti. Si trovano un po', diciamo, i soliti Geomar, eccetera, si trovano quelli di Organic Shop, ma costano un po' di più rispetto, per esempio, a prenderli su Ecoverde o da dei siti con delle offerte, e quindi non se ne trovano chissà quanti. Quindi ho voluto provare questi, e poi come scrub ne ho preso anche un altro, perché stranamente ho trovato uno scrub di Balea. Questo l'ho pagato veramente, veramente poco. 3,49€ per... quanti ml sono? 300 grammi, è un olio peeling per il corpo al sale marino, ed è lui. Io è la prima volta che trovo prodotti di questo tipo di Balea. Ci sono i classici in tubo, che però in realtà questa volta non ho visto, non so se non li ho visti io o non c'erano, però così in barattolo è la primissima volta che lo vedo, quindi ho voluto provarlo. 3,49€, un buon prezzo, proveremo. Poi vi dicevo, l'altro set che ho acquistato è questo. Questo l'ho pagato 6,99€, esatto, 6,99€, ma è un po' più carino, diciamo, rispetto a quello di prima, ha la sua pochettina e contiene, allora, si chiama Set Regalo Enjoy the Little Things, e contiene un doccia crema albicocca e orchidea, una lozione corpo alla vaniglia e zucca e una maschera alla vaniglia e zucca. Quindi adesso lo apriamo, e ovviamente la sua pochette. Ecco qua. Allora, doccia crema è questo 300 ml, quindi neanche un formato piccolo, è un bel formato abbastanza grande. La crema 200 ml, quindi anche qui abbiamo un formato bello consistente. E la maschera è la classica maschera di queste, diciamo, doppie, di Balea, che normalmente costano 99 centesimi. Però è un bel set per 6,99€, un bagnoschiuma, un formato grande, una crema formato grande e la maschera, è un buon prezzo. Poi, sempre di bagno doccia crema, ne ho acquistati 3 e ho preso. Costano tutti 99 centesimi, sì, tutti, e io ho preso le versioni. Allora, buttermilk and lemon, quindi burro e limone, crema di burro, diciamo, latte, burro e limone, frozen vanilla e shining star, che non so di cosa profumi, lo sentiamo. È un profumo sempre dolcino, buono. Sono tutti da 300 ml, 99 centesimi. Poi ho acquistato gli ultimi 3 prodotti, sono 3 creme corpo, che di cui non avevo nessuna necessità, perché ne ho tantissime, ma sei lì, cosa fai? Non le compri? Direi che non si potevano lasciare lì, assolutamente. Allora, una è piccolina, sono 150 ml, è una limited edition, è un body yogurt al cocco. Questa l'ho pagata, scrub, 1,99€. Poi 1,49€ questa soft cream, che mi ricorda tantissimo la Nive, voglio vedere se ha la stessa profumazione. Trattamento idratante intensivo con vitamina E, 250 ml, 1,49€. E 0,99€ questa crema olio corpo per pelli secche e sensibili al profumo di noci di marula o marula, non so cosa siano lei. E basta, questi sono stati tutti i miei acquisti da DM. Di questi prodotti ovviamente parleremo più avanti, perché
Non so quando li metterò in uso, sto ancora finendo gli altri prodotti di cui avete visto probabilmente già il video, diciamo recensione, quindi questi prodotti li rivedremo più avanti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, io devo smettere di andare da DM, anche perché io non ce l'ho vicino, a Brescia, io abito a Brescia non c'è ancora DM, ma c'è diciamo nei dintorni, e siccome io ogni tanto vado a Milano, ce l'ho di strada mica tanto, però insomma tra Milano e Bergamo ce ne sono parecchi. Sono andata in quello di Stezzano, dove ero già andata la volta precedente quest'estate, che non vi ripeto non è fornitissimo, io trovo che sia più fornito quello a City Life a Milano, perlomeno quando ci sono andata ormai quasi 2 anni fa probabilmente, era più fornito rispetto a questo di Stezzano, però è comodo perché non è molto distante dall'autostrada, quindi per me è comodo, comodo si fa per dire. Vabbè. Spero che non apra mai a Brescia, DM, perché altrimenti è finita, le mie finanze ne risentirebbero tantissimo. Ho dato un'occhiata anche ai detersivi, non ho visto nulla di particolarmente interessante, se non questo ammorbidente che mi ispirava, per il resto nulla di interessante. Io spero che questo video vi sia stato utile, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo, ciao!